Presidente, non per, lei ha detto non perdere l'anima e tramandare la cultura, l'arte di Massimo Troisi anche per portarlo a conoscenza delle giovani generazioni, nonostante, ricordiamo, la regione stia facendo uno sforzo economico importante visto il blocco dei fondi di sviluppo e coesione. No, voluto ricordare che da sempre la regione Campania, pur non essendo la regione più ricca d'Italia, è la regione che investe di più in cultura, nell'alta cultura, i grandi teatri, San Carlo, la musica colta, ma anche il cinema, la sperimentazione, i prodotti dell'audiovisivo. Veramente stiamo facendo uno sforzo enorme. Non perdere l'anima, non perdere l'anima, cioè mantenere sempre questo filone vivo di umanesimo che abbiamo a Napoli, in Campania. Premio Troisi quest'anno è dedicato a Massimo Troisi, al 30° anniversario del Postino. Ed è una bella scadenza molto importante, sarà riproiettato il Postino, è l'ultima opera di Massimo Troisi, diciamo che è morto sul campo, sapeva di essere malato ma non ha voluto rinunciare a girare anche le ultime scene, e dunque è una testimonianza bellissima di arte, di impegno civile, di impegno nel lavoro. È anche una testimonianza, pensando a Neruda, uno dei protagonisti del film, di testimonianza di valori democratici e civili che dobbiamo tenere vivi sempre anche di questi tempi. Presidente, in questi mesi lei ha lottato molto contro l'idea dell'autonomia differenziata e si sta svegliando invece questa lotta da più parti. C'è stato anche gli Anotti Pecci, l'Industriale ieri. Oggi ci sarà anche una manifestazione a Roma dei partiti e dei sindacati tutti insieme. Mi ricordo che lei aveva detto che provava anche ad andarci. Bambini, silenzio! Siamo molto contenti. Ha cominciato a prendere corpo la battaglia contro l'autonomia differenziata. Quando stavamo a Roma il 16 febbraio di quest'anno, eravamo un po' da soli a combattere, per essere sinceri. Adesso stiamo cominciando a capire che qui è in gioco l'unità d'Italia, ma è in gioco anche il destino del Sud, perché se va avanti questa ipotesi di autonomia differenziata, beh, diventeranno complicati gli anni a venire per le giovani generazioni. Quindi bisogna combattere, bisogna legare sempre di più la battaglia istituzionale, questa contro l'autonomia differenziata, con la battaglia sociale, con lo sblocco dei fondi per la coesione, che sono bloccati da un anno. È incredibile. Parliamo di cultura. Pensate che solo in Campania gli addetti al mondo della cultura, al cinema, al teatro, sono 12.000, che non sono stati quest'anno in condizione di fare una programmazione culturale perché sono bloccati questi fondi in maniera totalmente irresponsabile. Ovviamente. Noi utilizzeremo anche fondi di bilancio in assenza di queste risorse, ma questo vuol dire che dobbiamo combattere. Questa è l'autonomia vera, non quella fasulla dell'autonomia differenziata. Questo consentire ai territori di esprimere la propria creatività, le proprie energie più vive nel campo dell'arte, della musica, del teatro. Allora, questa di San Giorgio è la edizione di quest'anno, il premio Troisi, che riprende dopo qualche anno di assenza, è una testimonianza bella di cultura, di valori, ma anche un momento di fiducia. Noi siamo in campo, non siamo depressi, diciamo, siamo comunque dotati di una risorsa che non hanno altri nostri amici di altre parti d'Italia. L'ironia che ci fa simili a Dio, diceva qualcuno. Quindi guardiamo al futuro sempre con serenità, con fiducia, con la voglia di vivere e di realizzare sempre cose nuove. Lei prova ad andarci però oggi a Roma? Come? Lei prova ad andarci oggi a Roma? Ci provo. Sono stato pure ieri, per la verità, quindi non vorrei prendermi la cittadinanza di Roma. E poi noi lavoriamo anche a Napoli. A Napoli si lavora, oltre che manifestare è pippe varie. Ma sono contento che oggi si accorgono un po' tutti, anche quelli che erano un po' narcotizzati, che bisogna combattere, bisogna combattere. Devo dire che le elezioni europee hanno dato un bel segnale, hanno dimostrato che qui nel sud il governo è in minoranza,
Io lo so che dopo le elezioni poi tutti quelli che non hanno mosso un dito, si sono intestati una vittoria elettorale. Noi siamo generosi, diciamo. Presidente, le elezioni europee hanno anche di fatto aperto la campagna elettorale per le regionali. Lei ha visto che nel centro-destra ci sono state già le prime scaramucce sul candidato. Noi accoglieremo a braccia aperte chiunque sia il candidato, lo abbracceremo con grande simpatia. Nel centro-destra. Il centro-lista siamo in campagna elettorale da sempre, non è che dobbiamo aspettare la scadenza. La nostra campagna elettorale sono i fatti, sono la trasformazione della realtà, sono i cantieri che si aprono, è la cultura che parte, sono gli ospedali nuovi che costruiamo e realizziamo, sono gli invasi collinari, sono le bandiere blu che realizziamo, si pensi un po', sul litorale Domizio, dove non si poteva neanche guardare l'acqua del mare. Quindi le campagne elettorali si fanno con i risultati concreti, non con i volantinaggi dell'ultimo minuto. Presidente, la maturità, un messaggio ai maturanti, domani inizieranno stagione. In bocca al lupo ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. È sempre un momento indimenticabile. Quello della maturità è un passaggio, come dire, che serve a passare dall'adolescenza alla maturità. Devo dire che oggi vedo ragazzi molto meno angosciati rispetto ai miei tempi. Ai miei tempi c'erano le nottate passate sui libri, le tensioni, l'angoscia, quel clima descritto da una canzone di Venditti, la notte prima degli esami. Adesso c'è molta più scioltezza ed è meglio così, c'è più serenità. Ovviamente bisogna sempre ricordare che nella vita poi le prove arrivano e quindi la formazione, lo studio, la cultura sono essenziali per reggere le prove della vita, non per prendere un voto in più, ma per reggere le prove della vita. Dunque, un grande in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi, grande serenità e poi la felicità di godersi un periodo meritato di ferie.